Arriva Gabri tu! Uscito dopo, pochi secondi. Vai, c'era l'intervento da parte di Monterosso che si lancia verso la porta. Monterosso col piattone e palla che si perde sul fondo. Prova a reagire i Clay to Ride adesso. Brutta palla persa a metà campo dai Chivas. Un minuto. Prova a scendere Vecchiarella che salta nettamente Centineo. Si impala verso la porta. Ci sono compagni al centro, tutti soli. Uno di questi è Burgio per il gol del 2-0 e doppietta per il giocatore dei Chivas, che sono partiti fortissimo, già da 0 dopo neanche 5, dopo neanche 4 minuti. Difesa un po' ballerina quella dei Clay to Ride. E dunque si mette subito in discesa la partita per i Chivas, 2-0. Ma si tratta di Pecoraro che viene saltato in tackle, ancora da Macchiarella, numeri di Macchiarella, l'uscita ottima da parte del portiere Buscemi per questo tiro, diciamo così, liberatorio di alleggerimento. Burgio si gira, pre benissimo per Macchiarella che è contrastato un avversario. Cerca addirittura il tiro, ci mette la manona qui Centineo. E poi c'è il fallo da parte di Lombardo sullo stesso Burgio, ma ancora pericolosissimi i Chivas. Esatto, qua però buona parata di Centineo che tiene a galla i suoi. Occhio a Burgio che cerca subito il bonus, cerca subito la tripletta. C'è il fischio, parte Burgio con il destro, trova l'incrocio dei pali, il portiere è battuto, 3-0 e subito bonus per i Chivas. Ed è un gran gol di Burgio per la sua tripletta personale dopo appena 10 minuti di gioco. Qui la presenza o meno di un portiere cambia poco perché ha fatto veramente un gran gol Burgio sotto l'incrocio dei pali. Ancora un lancio, questa volta è scoperta la difesa dei Chivas che rischiano di prendere gol da Lombardo. È stato provvidenziale, se non ho visto male, Marchese sulla linea di porta. C'è un fischio dall'altra parte, ma qui hanno rischiato i Chivas. Assolutamente sì, devono stare un po' più attenti se vogliono non prendere gol. Allora possono ripartire ancora i Clay to Ride. Lancio da parte di Lombardo per Pecoraro. Qui Macchiarella con uno stop sicuramente non degno di un portiere. Infatti perde palla a Buscemi. Cosa sbagliata anzi era Centineo. Che errore. Ha messo la palla altissima, incredibile. Che errore di Centineo. Poteva riaprire il match. Su Lombardo. Ancora però i Clay to Ride in attacco con Centineo. Centineo col destro. E si sblocca i Clay to Ride con Centineo che al secondo tentativo questa volta fa centro. Un'azione insistita dei Clay to Ride che hanno trovato il gol meritato a questo punto. La pressione sta facendo alta. Ebbè sì, adesso i Clay to Ride hanno approfittato dell'evidente e inevitabile stanchezza dei Chivas. Il tocco con la mano di Centineo, si gioca perché il pallone ce l'ha Burgio. Burgio col tacco splendido per Macchiarella. Macchiarella riesce a evitare Lombardo. Macchiarella! E qui aveva lo specchio completamente libero, ha messo la palla incredibilmente fuori. Vedremo se riusciranno a dare l'ultima fermata prima della fine del primo tempo. Pecoraro apre per Centineo che controlla il pallone. Centineo prova a piazzarla ancora, bravo Macchiarella a smanacciarla. Poi c'è Burgio. Apertura per Macchiarella che prova a metterla giù. Sombrero danni di Pecoraro che non fa effetto. Intervento di Buccafusco, ancora Giorgio Macchiarella inseguito ad avversari, riesce a servire il compagno, si tratta di Cusimano, poi bravissimo due volte Lombardo. Si traveste da Buffon in questo caso ed evita il 4-2, il 4-1. Poi è costretto a tenere palla ma la perde al contrasto di Monterosso che ci prova col sinistro. Ottima idea quella di calciare verso la porta ma Burgio non viene bucato. Ottimo anche il tiro, onestamente è uscito di poco alla sinistra del portiere. Macchiarella cerca Burgio che salta nettamente il suo avversario. Poi con l'esterno ha cercato il gran gol, non l'ha trovato per pochissimo. Ma ottima idea di Burgio. Ottima idea assolutamente, anche se gli è stato lasciato troppo spazio per la conclusione. Eh sì, Lombardo si è fatto saltare con troppa facilità il suo avversario. Lombardo davanti alla porta cerca Monterosso. Monterosso trova nuovamente Pecoraro. Pecoraro può calciare, cerca invece Lombardo. Lombardo! La parata da parte di Cusimano. Azione prolungata, forse troppo prolungata da parte dei Clay to Ride. Troppo prolungata, doveva cercare il tiro sicuramente prima. Che ha da farsi perdonare qualcosina in questa partita. Anche se in porta è stato decisivo in un paio di occasioni. Eccolo che va Lombardo ed è stato, se non ho visto male, Burgio con la gamba. Addirittura Burgio, lo stesso... assolutamente Burgio. È Burgio fondamentale anche in fase difensiva. Servizio per Burgio. Burgio cerca lo spazio per il tiro, lo trova! Bucate le mani di Buscemi e c'è il gol del 4-1. Poker di Burgio. Assoluto protagonista del match Burgio. Qua ha trovato il portiere un po' disattento, ma giustamente i ragazzi non sono di ruolo e possono commettere qualche ingenuità.
di parte con Pecoraro che prova a spingere, rivolto con Colombardo, servito invece Monterosso. Monterosso fronteggia avversario, poi Pecoraro, scambio di tacco, Monterosso! È un'ottima azione questa dei Clay to Ride che però non viene premiata col tiro di Monterosso. Esatto, meritava sicuramente qualcosina in più. La giocata del compagno dall'altra parte, Buscemi, la controlla in qualche modo. Prova ad andare da solo, cerca il tiro, non è una brutta idea visto che sfiora la traversa. Molto intraprendenti Clay to Ride in questo secondo tempo. Ci provano e fanno bene, devono in qualche modo riaprire questo match che sembra stregato a questo punto. Intanto Burgio prova a mettere un altro timbro sulla partita. Serve Enrico Macchiarella che può fronteggiare la porta. La cerca e trova il palo clamoroso con la deviazione di Buscemi. Era battuto Centineo ma il palo ha detto di no. Cerca ancora Giorgio Macchiarella, i numeri di Giorgio Macchiarella, la paratissima da parte di Pecoraro. E poi accompagna l'uscita del pallone Centineo, ma gran tiro qui di Giorgio Macchiarella. Assolutamente sì, è ottima anche la risposta di Pecoraro. Sicuramente l'arbitro è più vicino di noi e ha potuto vedere meglio. Numeri ancora di Burgio, ne dribbla tre, il servizio è per Cusimano, Cusimano il tiro, la parata di Pecoraro. Poi spazio in qualche modo Centineo, ma non è finita perché c'è ancora Burgio che punta Buscemi. Burgio! Ancora Pecoraro, strepitoso! Ma cosa ha fatto qua Burgio? Che partita di Giorgio Macchiarella, ma intanto attenzione, Buscemi. Buscemi col destro, Enrico Macchiarella, in due tempi, bravissimo anche lui. C'è intanto dall'altra parte Burgio tutto solo. Burgio punta Centineo, lo evita Burgio, è bravo Buscemi a mettere il corpo. Ora Burgio, si è mosso Giorgio Macchiarella, visto è servito Giorgio Macchiarella davanti al portiere, Giorgio Macchiarella! Corona una gran partita con il gol che la partita la chiude, gol del 5-1. Gol meritato per Giorgio Macchiarella, motorino instancabile. Burgio. Tiene sempre palla con grande maestria Burgio per il servizio per Enrico Macchiarella. Enrico Macchiarella a tu per tu con Lombardo che gli smanaccia il tiro. Ancora una grande chance per i Cilosso per aumentare il margine. Dall'altra parte c'è Buscemi. Buscemi serve Monterosso. Monterosso controlla, tira di sinistra, palla fuori. Un'occasione da una parte e dall'altra. Fermato dall'intervento di Cusimano. Poi c'è il recupero. Burgio è solo. Burgio, Burgio, Burgio! Pokerissimo di Burgio, il gol del 6-1. Si creano anche i presupposti per lo scarto per i Chivas che questa partita la stanno letteralmente dominando. Qua l'ombra del partito chiude definitivamente la partita. Non c'è più storia. Ancora pallone dentro, c'è Monterosso solo. Monterosso! Sbaglia anche questa. Partita negativissima per Monterosso. Non ne ha azzeccata nemmeno una lo sfortunato Monterosso. È stata comunque deviazione, quindi è calcio d'angolo per i Clay to Ride. Continua il momento negativo dei Clay to Ride, quarta sconfitta in quattro partite. Ragazzi, che succede? Succede che siamo un po' ancora sposti di portiere. E questo. Molti gol subiti male, però i più banali subiti, anche il gol a freddo del primo tempo, c'era questo subito campo con il morale. Poi abbiamo cercato di recuperare, ma quella è la situazione della partita avversaria, della squadra avversaria. Il problema portiere è risolvibile in tempi brevi? Sì, purtroppo stava male oggi, abbiamo provato, purtroppo non ce l'ha fatto. Quindi il campionato di Clay to Ride comincia venerdì prossimo, lo possiamo dire.